oltre 160 appuntamenti live nei spazi che abbiamo avuto, che sono alcuni davvero splendidi e bellissimi. Questo è importante perché la musica è un divertimento poderoso strumento di aggregazione, di cultura e anche bene che fatta un'industria, un settore, una filiera che tante persone, non solo i musicisti, ma anche le persone che lavorano intorno ai concerti. Insomma, la pandemia è stata veramente dura, di stop per tutti, e quindi ci piace anche da questo punto di vista, questo senso di ripartenza, che per Roma sia sarà prossime settimane, insomma, l'estate capitale della musica di vivo, capitale proprio di tanti altri generi, sempre più vogliamo lavorare, insomma, con i partnership di tutti i musicisti, tutti gli attori, soggetti che lavorano in questo comparto. Quindi davvero grazie, buon lavoro, ci vedremo sicuramente a qualche occasione. Grazie di nuovo al Sindaco, grazie anche a Luigi Bordagelli. E a questo punto diamo inizio alla conferenza stampa. Qui con noi l'assessore Alessandro Lonato, assessore dei grandi eventi sport, turismo e moda, Sergio Giuliani, fondatore del Rock and Roll, insieme con Massimiliano Bucci, che oggi non è presente perché appunto è fuori per questo lavoro, quanto all'estero appunto a cercare nuovi temi. Io darei la parola subito all'assessore Onorato, dopodiché Sergio, prego. Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto è bello essere qui, grazie alla promotrica, a Sergio, per ridare la giusta centralità che merita a tutto il mondo dell'aggregazione, dell'eventistica, del live, dove Roma può vantare storicamente un grande primato che forse negli anni un po' si è affievolito, ma non certo per la capacità degli organizzatori, degli investitori, di grandi realtà che sono pronte a far ritornare Roma la capitale europea dei grandi eventi. Io mi sento di ringraziarvi a nome di tutta la giunta, ci ha fatto il sindaco, però lo sforzo di questa amministrazione è molto chiaro e molto netto. Anche diversi consiglieri di domani dal pubblico, noi vogliamo sostenere fortemente gli imprenditori, gli organizzatori che vogliono investire su Roma in genere, ma in particolar modo per quanto riguarda proprio tutto il mondo dell'aggregazione, dell'organizzazione. Dobbiamo fare in modo che Roma assolutamente torni ad essere un punto di riferimento in Europa, non in Italia, ma in Europa. Questo è il nostro punto d'arrivo. Rock and Roll, in Roma, in maniera, è una realtà che tutti conosciamo, alla quale tutti siamo affezionati, quindi quando io ho incontrato Sergio Giuliani ci siamo domandati cosa potevamo fare per dargli più forza, insomma per dare forza, per dimostrare che questa amministrazione potesse essere, come dire, proattiva non soltanto con le parole, ma mi sento di dire, mi sento di Camanelli, siamo andati a capire bene come organizzare le cose, come sostenere, come evitare che ci fossero quei urus, che poi avessero anche complicato fare quello che il mercato chiede. Poi il mercato è proprio dare una risposta. E una delle riflessioni più puntuali e immediate che ci siamo fatti è legata anche a come raggiungere la struttura. Sappiamo tutti che abita a Roma, che è una struttura molto grande, un'arteria, diciamo, una storia millenaria, e quindi ha una serie di difficoltà correlate. Tra l'altro saluto il comandante della Polizia di Roma Capitale del 7 municipio, che è il municipio più popoloso, più grande, no, più popoloso sicuramente di Roma, più grande non so, avrete dubbi, nel senso che abbiamo molto grandi, e anche lì Roma Capitale darà il massimo supporto nel verificare, quindi anche la Polizia di Roma Capitale, perciò ringrazio il gruppo, per fare in modo che ci siano delle task force, soprattutto in occasione dei
mettiamo già un sold out da tempo, penso all'acqua, penso, e mi auguro a tutti, mettiamo la così, per fare in modo che sia più facilmente raggiungibile, considerate le difficoltà di mobilità che ha di per sé di raggiungere quel punto. Stiamo lavorando con gli organizzatori, che ringrazio pubblicamente perché è stato dimostrato una grande volontà anche di investire economicamente per permettere che ci siano più aree che ci possibili. Stiamo lavorando anche sui soggetti privati per chiedere delle aree. Ho notizie che possono apparire naturalmente molto poco cool, ma vi posso assicurare che diventano molto invece utili quando poi uno vuole raggiungere una certa rapidità il posto e godere dell'evento. Un'altra cosa che credo che invece dà un po' il senso dell'attenzione, Rock in Roma aveva già organizzato in passato dei eventi speciali, ma tu che aveva provato con un po' di difficoltà a stabilire un servizio aggiuntivo al trasporto per permettere a giovani e meno giovani di raggiungere il site di Caramelle. Devo dire che hanno accolto la nostra richiesta anche di stabilire che c'è una disponibilità economica nel campo degli organizzatori, quindi un ulteriore ringraziamento, per fare in modo, per esempio, anche a livello simbolico, nelle due date di denunciato di Blanco, che hanno soldato ormai da tempo e dove è molto prevedibile che la clientela, cioè che gli utenti, gli spettatori saranno ragazze e ragazzi anche minorenni, il collegamento di questi eventi speciali avrà un prezzo simbolico di 1 euro per permettere a chi non avesse l'opportunità di raggiungere con pezzi propri in sala di raggiungerlo in forma pubblica ad un prezzo del tutto simbolico. Avremmo fatto anche gratuitamente, ma il simbolo dell'euro sarà anche il fatto che c'è bisogno di una prenotazione, rischio che si regalava anche il servizio, allora fosse stato totalmente quello, perché non c'era una prenotazione. Questo perché noi vogliamo che Roma sia viva, che ci siano iniziative, ma tutto questo deve avvenire in sicurezza. Cioè noi dobbiamo permettere ai giovani e ai meno giovani di vivere la città. Lo vogliamo fare garantendo la massima sicurezza. Su questo ringrazio pubblicamente il prefetto di Roma, sicuramente potrà anche il suo saluto, per la massima attenzione che sta dando, che ho avuto modo di parlarci anche rispetto alla vostra stupenda iniziativa, per andare a capire puntualmente dove magari concentrare anche degli sforzi proprio per garantire un divertimento in totale sicurezza. Grazie. Però da aggiungere secondo un ultimo ringraziamento sul fatto e uno stimolo, puntate su Roma, perché a Roma si possono organizzare iniziative, si possono organizzare grandi iniziative e soprattutto non è complicato come qualcuno vuole far credere, o meglio come è stato forse finora. Ecco, quindi questo vi permetto di dire come auspicio affinché ci sia un contagio a questo punto invece sano di cultura, di aggregazione, che Roma poi ha dei talenti pazzeschi e non accettiamo proprio nel senso anche musicale, artistico, e non ci piace l'idea che debbano necessariamente andare da qualche altra parte per esprimersi, che poi ci sia una sana contaminazione tra regione, tra popoli e nazioni che fanno una cosa. Quindi grazie Sergio, grazie a tutti, l'organizzazione, allo staff, mi sembra un gran risultato. Grazie Assessore, e a questo punto Sergio entriamo nel vivo del festival, no? Si comincia a giugno, quindi siamo pronti. Buongiorno a tutti e a tutti. Potete immaginare questo entusiasmo di trovarci qui dopo l'abbandonamento. La pandemia ha colpito l'economia in tanti settori, nella musica dal vivo senza lavoro, tantissimi imprenditori
svolge come sempre in diversi luoghi della città. Una a Roma Nord, nella Cava, l'altra al centro storico, che poi dopo credo fosse più comodo, però chi Roma Cava ne ha detto. In genere i movimenti culturali viaggiano dal centro verso la periferia. Per noi è stato diverso. Abbiamo costruito un festival nell'estrema periferia di Roma, e poi siamo arrivati al centro storico con circa Masse. Ricordo l'opportunità, Rolling Stone, Springsteen, Gilmour, Roger Water, adesso i Maneskin, devo dire, non è male come il percorso di un festival, un piccolo festival che nasce dal posto di raccordo anulare per poi diventare un festival che si diffonde nella città. Vorrei ringraziare la Camera, che produciamo diversi concerti. Vorrei segnalare uno su tutti, Herbie Hancock, perché io vengo da jazz e comunque questi concerti sono particolarmente affezionato. Stavo ragionando se non c'era adesso un nuovo concerto che si aggiungerà a cartone di Tokyo, ma mi sembra un po' stato di farlo. Arriverà a Roma il 5 di luglio alla Cava, Omar Fortuna. Straordinaria, ha 90 anni e dunque immaginiamo come un'organizzazione di produrre cercare anche il video per farlo diventare poi piano piano un progetto un po' più articolato di Rocky e Roma. Un genere non sono un attore, ma è più facile pensarlo e realizzarlo. Grazie Sergio. A questo punto, media parte del festival Rock Hall, mi fa piacere avere Gianpiero Carlo qui con noi e Dragon Rai 2. Abbiamo con noi Domenico Cosentino. Io chiedo a Domenico di raggiungere il podio per proprio una battuta, direi che insomma è il caso visto che c'è questo primo podio.
parola centro, che più attento la ricorda, no? Avremmo potuto ospitarla senza dubbio noi, e moralmente sarebbe stato anche un messaggio di rispetto a questi grandi e unici talenti dei maestri, cioè ragazzi romani, sono la prova provata che c'è un talento, cioè un DNA che si genera, che è esattamente l'opposto di quello che hanno voluto far sembrare sui romani. Guardate, noi dobbiamo ringraziare non so per quanti anni questi ragazzi, perché stanno dando questa immagine unica del mondo, di talento, di grande talento, di approccio internazionale, al di sopra di qualunque stereotipo, ma soprattutto ragazzi sono fatti da soli. Tutti sappiamo, no? Il corso, tra l'altro, non abbiamo anticipazione perché faremo un tributo prima del loro ritorno a Roma. Noi Maestri dobbiamo tutti ringraziare, verso tutti gli italiani, che stanno dando grande lustro all'Italia. L'Italia, il design, l'arte, il nostro DNA, dobbiamo investire innanzitutto su questo. Quindi, vedere che loro hanno vinto l'Eurovision, perché Roma non è stato in grado di ospitarlo, sarebbe stata Roma, insomma, poi ci sono. Però abbiamo un ottimo rapporto, Roma ha un ottimo rapporto con Torino, con Milano, Firenze, con Bologna, insomma tutte queste città con le quali, con Venezia, con le quali stiamo stabilendo anche delle partnership molto forti, perché alla domanda come far Roma a diventare la capitale non italiana, ma europea, dei grandi eventi, non è una lotta per la città, è innanzitutto rendere la vita semplice a chi vuole investire a Roma. Cioè Roma di suo è la piazza ideale, è la città ideale in quel mondo per ospitare tutti gli ambienti di carattere culturale, artistico, sportivo. La moda, torna la moda a Roma, vera moda a Roma, l'8 luglio, insomma un altro tema, però si collegano tutti i tempi tra di loro, perché Rock in Roma è una grande realtà che si unisce al Consiglio del Circo Massimo, che si unisce al Consiglio Olimpico, che si unisce all'Auditorium, che si unisce a tutto questo per poi arrivare a un grande cartello europeo. E soprattutto, per contenere, dopo due anni di pandemia, c'è anche un tema economico che per troppi anni tutti hanno sottovalutato. C'è sempre durato la cultura, gli eventi, il live, forse una roba relativa, un'opzione, non è così. Cioè, qui ci sono milioni di famiglie che ci vivono, dalle maestranze, agli artisti, agli organizzatori, ai promotori, ai giornalisti, ai tassisti, agli NCC, a chiunque poi è al servizio, no? E Roma deve essere quindi questo tipo di città. E sinceramente noi siamo fiduciosi, abbiamo raggiunto i concetti di Renato Zero, forse qualcuno aveva addirittura pensato che si poteva fare almeno il maestro della musica italiana con Renato Zero. Noi siamo felicissimi che per esempio Renato Zero tornerà agli Spizzi dal vivo e al Circo Massimo per diverse date, non a caso in sito abbiamo voluto che ci fosse la sua conferenza stampa in un'altra sala fondamentale della nostra città, quella della sala sempre quindi questo è un problema. Hai programmato la costruzione di una arena in caso di ospitare un evento come l'Eurovision, per caso è il programma per caso la costruzione di un'arena in caso di ospitare l'Eurovision, ma vorrei dire un altro, insomma, perché quelli che ci sono ad oggi sul territorio romano erano telegraficamente, chiunque vuole venire a vestire a Roma, cioè immaginare una carriera coperta, dovrebbe fare. Nel frattempo mi ricordo che viva Dio si sta per concludere l'iter della chiusura della centrale di tennis al Politecnico, che diventerà un'altra piazza fondamentale del mondo. Grazie. Prego. Buongiorno. Due domande, una all'assessore e una a Giuliana. L'assessore ha un contributo in avanti, ma se poteva essere più preciso, circostanziato. Invece a Giuliana si era parlato tempo fa, ormai forse pre-pandemia, tre anni fa, non so, proprio qui è stato presentato il progetto di unione tra Rock in Roma e Auditorium, doveva essere un summer rock, un'iniziativa che veniva ai due eventi. A che punto siamo e che fine ha fatto quel progetto? Sì, in realtà tre anni fa,
prima del blocco della pandemia abbiamo provato a immaginare un festival ancora più complesso e più diffuso nella città. In realtà abbiamo poi anche coniato uno slogan, una città che suona, per far sì che l'idea era quella di mettere insieme due o tre esperienze significative per fare una progettualità comune per poi promuoverlo all'estero in una modalità un po' più organizzata e più efficace. Poi le vicende della pandemia cosa hanno fermato tutto e per una realtà come noi era già complesso immaginare di iniziare di nuovo, perché non si vede molto, ma quando tutta una filiera produttiva si blocca è difficile ritrovare maestranze, service, organizzazioni, personale. Dunque il mondo dello spettacolo è stato colpito duramente, tante persone hanno cambiato lavoro, era complesso immaginare una ripartenza, e poi una ripartenza doveva essere necessariamente più importante e più incisiva, per dare l'idea che tutto il tempo che avevamo perso dovevamo recuperare, però probabilmente lo potremmo riprendere come il progetto, rimane comunque un'idea interessante. E lo annunceremo insieme al prossimo giorno. Quindi nei prossimi giorni sapremo di più. Grazie, c'era un'altra domanda? Della domanda credo di aver inteso che quanto è importante inserire artisti latinoamericani all'interno del cast, quindi per Sergio. Questo festival è stato sempre un festival trasversale, come ho sempre detto, proprio per quello che dire musica non è un genere specifico, e inserire i concerti latinoamericani è molto importante per due motivi. Fenomeno mondiale, perché è qualcosa, l'altro per me è motivo, perché questi
prego, c'è un'altra domanda qui, seconda fila. Salve, sono Roberto Reggio, professore. Una domanda molto tecnica. I prezzi dei biglietti varieranno da artista ad artista? Certo che sì, come Sergio, prego. Il prezzo del biglietto varierà ad artista, sì, artista o del genere? Sì, no, certo. Dipende dall'importanza, dalla grandezza dello show. Sono diversi, ogni show ha un prezzo dedicato in base a dei parametri mentali, di costruire le persone, tutto quello che comporta far sì che sia un costo di un biglietto. Grazie. Bene, grazie. Allora, nel pomeriggio Massimo Bucci, appunto, insieme a Sergio Giuliani, che è l'organizzatore, o Maxi Bucci, sarà disponibile per approfondimenti che volete fare con le interviste, molto volentieri, basta appunto dircelo. Io ringrazio nell'ordine Luciano Santarelli, Vincenzo Petta, Angela Ippolito, Elisabetta Cisterna, le ragazze della società dei Paesi che sono state determinate in quest'anno per la conferenza stampa. Ringrazio l'assessore onorato, grazie a voi e buon lavoro. Buongiorno assessore, siamo qui a presentare un grande evento. Roma torna al centro dell'Europa, del mondo per i grandi eventi. Ma sì, è il nostro obiettivo già dal primo giorno di inizio di consigliatura, no? Che Roma è un appuntamento fisso. Abbiamo lavorato semplicemente per rafforzarlo e per inserirlo all'interno di una serie di iniziative che spaziano appunto da Capannelli, Cinque Massimo, Stadio Olimpico. Roma in festa ovunque, in tutti i quartieri, dalla periferia al centro, dimostrando concretamente che può essere la capitale dei grandi eventi non solo d'Italia ma di tutta Europa. Quindi i più grandi artisti toccheranno la nostra città, generando lavoro, occupazione, quindi ricchezza e allo stesso tempo divertimento e aggregazione. Sinceramente i giovani e i meno giovani hanno bisogno, dopo 2 anni di pandemia, di potersi anche riappropriare della città, della cultura, della musica. Quindi eventi culturali, musicali, ma anche sportivi? Sì, diciamo che quello è il rovescio della medaglia, quindi grandi appuntamenti di sport, penso anche alla moda, uniti tutti insieme con la cultura e l'arte e il turismo, sono le chiavi di un grande ritorno di Roma sul piano internazionale. Ecco, noi dobbiamo avere l'ambizione di competere alla pari con New York, Parigi, con Londra, con le grandi città, e generare uno scambio fluido di giovani e meno giovani che dall'estero a Roma, da Roma all'estero, insomma, generano uno scambio costante della cultura, della musica, dell'integrazione. La ringrazio. Grazie. Mette una battuta, siamo in diretta. Che devo fare? Una considerazione su questa mattinata, su questo progetto. Beh, vado al volo? Sì. Beh, il progetto la mattinata mi sembra che è andata bene. Il progetto è in itinere, speriamo bene. Speriamo che tutto prosegua secondo le aspettative. Siamo molto soddisfatti. Benissimo, grazie.